Mister, partiamo dal primo minuto della ripresa, traversa del Cinzia-Albalonga, pallone che ritorna in campo, la difesa ferma, ne approfitta Maccari e firma un 1-0 abbastanza incredibile. Sì, un gol un po' rocambolesco, ci siamo concentrati più a far capire all'arbitro che la palla non era entrata piuttosto che rinviare la palla vagante in aria. E era un gol che non ci aspettavamo, sinceramente, per quello che si era visto anche nel primo tempo. Credo che la Nocerina abbia fatto un ottimo inizio di gara, parlo di 20-25 minuti. Poi abbiamo perso un po' di lucidità, nel senso che abbiamo iniziato ad allungarci e a giocare troppe palle lunghe e ci siamo spaccati, anche se abbiamo concesso davvero poco ai nostri avversari. Però è un tipo di gioco che non mi piace. Terza gara consecutiva in casa, terza volta che si subiscono due gol, anche il secondo è stato abbastanza rocambolesco con la difesa che è sembrata ferma. Sì, è vero, i numeri dicono questo, però oggi è stata una partita diversa da un punto di vista delle occasioni concesse ai nostri avversari. Oggi abbiamo concesso davvero poco, i nostri avversari sono stati bravi a capitalizzare quanto di poco costruito. Noi un po' ingenui nel prendere due gol che si sarebbero potuti evitare tranquillamente. Mister, buonasera, ed ecco, mi riaggancio alla domanda del collega. Sicuramente la prima partita, ci sono chiaramente tante cose da rivedere a inizio stagione. Ecco, c'è forse qualche aspetto dal punto di vista tattico che non è stato assimilato del tutto, visto che a volte non prima dei cambi, perché i cambi hanno sortito comunque degli ottimi effetti, però soprattutto gli 11 iniziali hanno mostrato a volte di essere un po' slegati tra i reparti, a volte la squadra è rimasta un po' ferma durante le transizioni avversarie. È proprio l'aspetto di cui parlavo prima, fino a quando siamo stati belli concentrati e centrati anche atleticamente abbiamo fatto secondo me delle buone trame di gioco, parlo dei primi 20-25 minuti, siamo arrivati bene sulle fasce. Un paio di cross di Agostino potevano essere conclusi meglio, o Francesco Cittadella poteva assistere meglio i compagni. Comunque abbiamo riempito bene l'area. Il problema è quando vengono un po' meno, e in questo periodo e con questo caldo è anche normale, le energie e la lucidità, dobbiamo essere bravi a gestire palla, perché abbiamo le caratteristiche e le qualità tecniche per farlo. In questo dobbiamo migliorare. Quando è il momento di rifiatare, dobbiamo rifiatare con palla nostra, non con palla agli avversari, perché se abbiamo bisogno di rifiatare dobbiamo evitare di correre qualche piccolo pericolo in fase di ripartenza, come hai detto tu, giustamente tu prima. Nel primo tempo ci sono state un paio di ripartenze dei nostri avversari che abbiamo comunque gestito bene in fase difensiva. Mister, hai detto che nei primi 20-25 minuti la Nocerina ha creato tanto, però c'è da dire che la prima vera palla gol è arrivata solamente al 40° del primo tempo con Basanisi, poi tiri nello specchio della porta, niente. E un'ultima cosa, ci è apparsa dalla tribuna una squadra un po' disunita, nel senso che abbiamo notato sui rinvii dal fondo campo o lancio lungo o si ripartiva dai tre difensori, c'era i tre difensori nella propria area di rigore, poco distaccato il centrocampo, molto distaccato l'attacco. È una scelta sua, è una questione di tattica o va un po' rivista questa situazione? E questo è un aspetto di cui abbiamo parlato fino adesso. La palla va gestita, non va calciata e non va lanciata. Io, per quanto riguarda le occasioni da gol, per me portare un giocatore a colpire di testa a 5, 6, 7 metri dalla porta avversaria, libero in aria, per me è un'occasione da gol, che poi non l'abbiamo sfruttata bene, nel senso che non siamo arrivati a calciare in porta, abbiamo fatto una scelta diversa, quello è un altro discorso, ma sono occasioni che tu gestite un attimo meglio, ti possono portare al gol o a un'azione pericolosissima. 3 o 4 volte siamo trovati in situazioni di Giacomo con palla centralmente a puntare la difesa con i compagni che potevano partire alle spalle e abbiamo sbagliato l'assistenza. Quelle per me sono occasioni da ritenere potenziali occasioni da gol, che magari in un momento di lucidità un po' migliore gestiamo meglio e ci porteranno al gol. Io vedo anche tanti aspetti positivi, perché in una situazione del genere prendere due gol nel giro di 3-4 minuti e reagire in quella maniera
mi fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Siamo stati belli organizzati e centrati nella partita nonostante il doppio svantaggio. Abbiamo creato, abbiamo sciupato anche un paio di occasioni prima del gol di Gianmarco Piccioni, e quello mi fa intravedere molto di positivo in questa squadra. Mister, due domande. La prima, non so se già le è stata posta, sulle condizioni di El Bakkatawi e di Liurni, sorridiamo. La seconda, lei in fase di presentazione, quando è stato presentato, ha detto: sono contento della rosa che ho, anche perché è camaleontica e mi dà la possibilità di utilizzare vari sistemi di gioco a seconda del momento della stagione, a seconda dell'avversario e a seconda dello stato di forma dei miei calciatori. Visto il potenziale d'attacco palesemente ridotto causa infortuni, con Piccioni che non è al 100%, Liurni e del Bakkatawi fuori, come mai non ha pensato né dall'inizio né a gare in corso ad un centrocampo a tre, visto che Vecchione e Basanisi danno dinamismo e uno tra Uliano e Toninetti lì in mezzo avrebbe potuto dettare legge? Era una soluzione che avevamo anche provato. Il discorso è che loro avevano tanta densità in mezzo al campo e noi volevamo andare a girarli lateralmente, quella era l'idea tattica. La prima domanda a Faisal, sì, Faisal dovrà fare degli esami ecografici, ha avuto un problema muscolare in settimana. Lorenzo, dopo l'infortunio, è rientrato, è guarito, deve ritrovare condizione, deve salire sicuramente di condizione, perché Lorenzo è un giocatore che ha bisogno di essere in condizioni per strappare e per mettere in campo quelle sono le sue qualità migliori, gli strappi palla al piede, le corse, l'attacco alla profondità, serve una condizione un tantino migliore. Ok, grazie. È un ultimo. No, lo volete di là? È un ultimo. Dai, anche perché la stessa questa è la tua, no? Vai. Primo tempo la squadra è uscita tra qualche mugugno del San Francesco, invece nel secondo tempo il pubblico ha apprezzato l'impegno dei rossoneri ed è uscito tra gli applausi. Bisogna ripartire dal secondo tempo, la seconda parte, vabbè, bisogna ripartire da quello. Io non sono scontento del primo tempo, sono scontento della seconda parte del primo tempo, degli ultimi 15 minuti in cui in fase di recupero di energie, ripeto, avremmo dovuto gestire meglio il pallone. Ma non sono scontento della prima parte, soprattutto del primo tempo. Se pensiamo che sia una cavalcata trionfale, facile, senza ostacoli e senza intoppi, ve lo dico subito, stiamo sbagliando. Perché quella di oggi è una squadra da tenere, parlo dei nostri avversari, da tenere in grande considerazione, una squadra organizzata che ha giocatori di livello che possono metterti in difficoltà soprattutto in campo aperto. Perciò io mi prendo di positivo la gestione della gara sul doppio svantaggio dei nostri avversari, per caratteristiche soprattutto dei nostri avversari di attacco di bravura e attacco alla profondità saremmo potuti andare in grossissima difficoltà, invece siamo rimasti compatti e attenti a suonare lo spartito che si era chiesto, e i risultati alla fine ci hanno premiato, nel senso che abbiamo raggiunto il pareggio, probabilmente con un po' di lucidità in più in alcune circostanze saremmo potuti arrivare anche alla vittoria.